Ragazzi, mancano 4 minuti, è appena dato il recupero. E Thiago Motta, Insigne cambia gioco dalla parte opposta. Darmian. No, cazzo, ho ucciso la gamba, ha segnato l'Italia, porca... È proprio il poppo questo. Guarda che spettacolo. Ah, ma porta fortuna se accendo la cam. Cazzarola. Ma allora dice ciatelo. Grande. Pellè che l'ho bestemmiato per tutte le cose sbagliate. Ma che partita che ha fatto Pellè, straordinario. Straordinario Pellè. Bellissimo. Mamma mia, ma pensate che da stamattina, so che stiamo in diretta, ma adesso ormai che cambio di gioco, spettacolare, Insigne è stupendo, mamma che bello, guarda là, Darmian, i cambi, Insigne, Darmian, stupendo, no ma, quello che dico è che non so se mi crederete, guarda Conte è sul grande il mister, guarda, ma che salto sulla panchina straordinaria, io stavo da stamattina pensando... Per scaramanzia più che altro, a cosa dire dopo l'eliminazione con la Spagna. Già avevo preparato delle frasi del tipo: non dobbiamo lamentarci di questi ragazzi, non diciamo che è colpa di Eder se abbiamo beccato la Spagna, perché è colpa loro se hanno beccato noi. Vai Giorgione numero uno. E quindi già stavo pensando a queste cose pessimistiche, però in cuor mio gli avevo detto una frase, voi dite, vabbè, mo siamo tutti quanti bravi a parlare col senno di poi sul 2-0, mo usciamo tutti col... Gli avevo detto che la Spagna è una squadra che non mi convinceva, e questo l'ho detto dopo la prima partita, perché la vera Spagna, quella lì spaventosa che vince ovunque, è una Spagna che quando perdeva palla, automaticamente, grande Giorgione ancora, prendila! Grande. È una Spagna che quando perdeva palla andava subito a pressare, no? Un po' come la Juventus di Conte del primo anno, quelle squadre come Barcellona, squadre che non ti fanno ragionare. E invece quest'anno è una squadra che mi ricorda che ha soltanto i residui di quello che era la grande Spagna. No, è una squadra fortissima, non si discute. Però ha i residui di quello che era la grande Spagna. Hanno fatto un'azione bellissima con un colpo di tacco, il velo, con un tiro di sinistro. Bellissima, veramente hanno giocato bene. Poi dopo l'uscita di Morata, comunque secondo me io non l'avrei tolto, però vabbè, Del Bosque. Però rimane il fatto che non era quella Spagna lì. Poi noi quando abbiamo perso 4-0 non avevamo praticamente squadra, eravamo distrutti. E stiamo anche noi senza Marchisio. Grande Giorgione, che fallo che sei. Bravo, fallo. Sì, dai Silva, ma che ti incazzi a fare che mancano 30 secondi per cortesia? Ma vaffanculo, ma... Comunque volevo dire, scusate il francesismo perché siamo... Che ci può stare, e vorrei dire anche quest'altra cosa. Lo so che non è stata una partita nel secondo tempo straordinaria, ma quei tacchetti... Come i tacchetti sul... Ma tu sei un Silva di me... Comunque, quello che volevo dire è che... Questa Italia ha giocato un secondo tempo, guarda come già si esultano tutti. Arriva uno, arriva due e arriva tre, come direbbe un mio carissimo amico che fa così le telecronache. Siamo ai quarti. È una squadra questa qui che ha beccato un secondo tempo, cioè che ha giocato, sono stato un po' fuori di te, ha giocato un secondo tempo non tatticamente tatticamente straordinario e non spettacolare, questo è vero, ed è un secondo tempo dove abbiamo sofferto e diciamo siamo stati avvantaggiati dal fatto che la Spagna faceva un tipo di gioco che si poteva solo ed esclusivamente bloccare in questa maniera. La Spagna si dilata sul campo, giocano da destra a sinistra, quindi è necessario avere una linea, soprattutto, diciamo una linea soprattutto orizzontale, molto ampia, no?
E uno dice, ma se becchiamo adesso la Germania, altre squadre più forti, anche su, arrivando più avanti, ci sono squadre fortissime, no? Per dire la Francia, secondo me la più forte in questo momento è la Germania, se giochiamo così giocheremo male, ma dobbiamo anche capire che ogni partita è una partita, contro la Germania ci sarà un altro tipo di struttura di gioco, un altro tipo di preparazione, cioè dobbiamo pensare a queste cose, quindi abbiamo affrontato la Spagna, l'abbiamo affrontata in questa maniera e poi vedremo con altre squadre e con altre partite, cioè non ci azzecca nulla. Io avevo fatto il video commento dopo Italia-Svezia, che a parecchi non è piaciuto secondo me, perché ho preso quasi un 20 pollici in giù, perché avevo detto queste testuali parole, riassumendo quel video commento: è vero che abbiamo giocato male con la Svezia, però quando poi arriva agli ottavi, andatevelo a rivedere, alla fine sono partite secche, guarda gli spagnoli che se la piangono, ma che avete vinto un europeo e un mondiale, ma non rompete il cazzo. Si arriva a un certo punto che queste partite, scontro secco, puoi prevedere la punizione dal limite, Chiellini che ti segna il primo gol, eccetera, puoi prevedere queste cose? No, puoi prevedere che Buffon ti fa il miracolo su Piqué, sono tutti episodi, non puoi neanche prevedere i miracoli che ha fatto il portiere della Spagna, perché magari Eder la metteva sul 2-0 molto prima e non solo quella di Eder, quindi sono partite secche, è inutile girarci intorno. Poi abbiamo qualcosa che in questo momento la Spagna era l'unica che poteva anche lei avere, cioè un organico. Sono tutti giocatori che vengono da uno scheletro fondamentale che è quello del Barça, più integrazione ovviamente da altre squadre fortissime come il Real, eccetera. E noi abbiamo quella struttura lì dietro, peccato che mo manca Marchisio e De Rossi è uscito col ginocchio infortunato. Allora, De Rossi infortunato, Candreva non si sa se recupera, Thiago Motta squalificato, anche se non è che mi dispiace, però nel senso a me non piace Thiago Motta, cioè ha dato anche ordine, però poi fa degli errori assurdi, anche oggi ha fatto degli errori assurdi, cioè è pericolosissimo, capito? A un certo punto si è girato e ha lasciato andare via, scorrere il pallone come se manco fosse, sai, quando sei sicuro sulla linea di fondo, non c'è nessuno dietro e aspetti che il pallone esca, cioè fa dei movimenti assurdi per un centrocampista. Il centrocampista è abituato a stare nel caos del centrocampo, si gira con quella nonchalance e quella negligenza così, ma per l'amor di Dio. Comunque, a parte questo, abituato al campionato francese, siamo ai quarti, e una gioia enorme. Io un po' non avrei voluto che ci fosse stato il gol in diretta, onestamente, perché sono... Magari uno non sa come io sono quando vivo le partite di calcio. Il primo tempo mi sono dovuto stendere sul divano perché avevo un po' di iperventilazione cardiaca, cioè vedevo sul serio, cioè proprio sentivo proprio cioè proprio a me una cosa, l'Italia soprattutto mi distrugge, è proprio una cosa che... Però dai, è arrivato uno, è arrivato due, è arrivato tre, forza ragazzi, fratelli e sorelle. Mamma mia, che goduria anche per tutti coloro che salgono sul carro dei vincitori sempre dopo. Io stavo preparando delle frasi, ma loro sono più forti, così ecco lì, anche perché ho sentito veramente, una cosa mi è dispiaciuto molto, ma a prescindere dalle frasi, però ho sentito veramente questa cosa bruttissima, che stava diventando anche un po' un tormentone, uno scherzo, ed era dovevi farti i cazzi tuoi se non segnavi. Allora, a parte il fatto che mancavano 7-8 minuti con la Svezia, e magari segnava la Svezia, perdevamo con l'Irlanda e uscivamo al girone subito, ma poi è la Spagna che ha beccato noi, non siamo noi che abbiamo beccato la Spagna, sono loro che hanno perso con la Croazia. Al massimo adesso i critici del diranno, ma forse in fondo sta Spagna non era tutto un granché, hanno perso già con la Croazia che è uscita col Portogallo, ma vi faccio vedere, no? Perché pur di fare contro diranno di tutto. Dove andiamo? Andiamo ai quarti, troveremo una squadra più forte, più debole, troveremo un'altra squadra e a prescindere... si sa già qual è la squadra, però a prescindere questo... È una partita di 90 minuti e quello che voglio dire è che se quell'altra squadra fosse stata l'Islanda, ok,
andava bene lo stesso tutto il discorso fatto dell'altra volta, cioè la palla è rotonda, possono succedere imprevisti, possono succedere episodi strani, perché il calcio è così, quindi non rompete il cacchio, godetevi la partita, guardatevi la partita e poi che vinca il migliore. Già è un grandissimo risultato essere arrivati ai quarti, bellissimo ragazzi, bellissimo, bellissimo, troppo bello. Forza Italia, no il partito, l'Italia, la nazione, grazie mille, ciao.